Coach Baldovin, un peccato dopo anche quel secondo set vinto ai vantaggi non essere riusciti a far girare la partita dalla propria parte. Sì, sicuramente dopo il secondo set si poteva aprire un'altra partita, però non siamo riusciti a partire bene nel terzo set facendo due o tre errori che chiaramente ci hanno penalizzato. Mi spiace anche per il quarto perché l'avevamo impattato e poi purtroppo abbiamo sbagliato un paio di palle sulla situazione di contrattacco e loro hanno difeso anche delle belle palle sulle palle a filo rete, poi hanno chiuso loro un po' per nostra inesperienza, un po' per loro bravura, e quindi questo ci ha penalizzato. Peccato, va dato merito a Ravenna che ha giocato una partita buona con pochi errori. Noi dobbiamo chiaramente trovare un po' di più ritmo di gioco perché siamo troppo ancora sulle montagne russe. Come mai Padova a volte arriva in alcuni momenti alla pari e poi ad un certo punto si sfalda, sembra quasi? Questo è vero in parte perché il secondo set li abbiamo impattati, poi il set l'abbiamo vinto noi, il quarto invece non ci siamo riusciti. Chiaramente non è semplice perché il livello della Superliga quest'anno secondo me è migliore rispetto a quello degli scorsi due anni e Ravenna ha giocato una buona partita, in particolare ha giocato molto bene l'opposto e il loro schiacciatore Linel che hanno fatto un'ottima partita. Abbiamo fatto fatica a contenerli, un po' per nostre imprecisioni a muro, un po' anche per loro bravura. Non si deve guardare la classifica, però adesso le prossime sfide che avrà Padova sono tutte contro squadre di alta classifica. Qual è l'atteggiamento che bisogna avere per affrontare al meglio? Ma per noi ogni partita, cioè non è che cambia, voglio dire, la filosofia con cui vogliamo giocare la nostra gara. Sappiamo che noi per riuscire a portare a casa la vittoria dobbiamo performare al meglio. Quando ci riusciamo siamo competitivi, abbiamo dimostrato di esserlo anche con le grandi squadre, competitivi. Quando invece non riusciamo ad essere così precisi, così performanti, soprattutto così poco, così continui, allora chiaramente andiamo in difficoltà con tutti dalla prima all'ultima in classifica. Grazie, in bocca al lupo. Grazie.